Mi hanno chiesto di fare una reaction al nuovo live action di Anastasia. Allora, non è uscito il film, l'hanno annunciato un po' di tempo fa, ma io non volevo vedere perché, beh, non volevo spoilerarmi la trama di un possibile live action. Insomma, se mi dite che ci sono differenze rispetto alla trama, posso aspettarmi anche degli spoiler. E beh, a quanto pare sarà fatto dalla Disney e un attimo ancora e scopro tutto quanto. Per chi non lo sapesse, Anastasia non è mai stato un film Disney, è un film Disney da pochissimo tempo perché la Fox è stata comprata dalla Disney, ma il film venne fatto dalla Fox nel 97 da Don Bluth o Don Bluth o Don... nessuno sa mai come pronunciarlo, quel tizio, quello bravo che era stato buttato via dalla Disney perché, boh, doveva tagliare fondi. Ma comunque, Anastasia è una storia particolare. Infatti, mi sono aperto la pagina Wikipedia per ricordarmi che il suo nome è Anastasia Nikolaevna Romanova. Sono sicuro che non lo sto pronunciando per niente nel modo corretto, e so già che c'è fra voi qualche piccolo e giovane russo che sta per correggermi. E sta di fatto che lei era una principessina, figlia dello zar Nicola II di Russia, che scomparve. Nel 1918, quando Rasputin arrivò a palazzo, è una storia vera, giuro, lanciando una maledizione sui Romanov, dicendo: "Ok, morirete tutti", e infatti poi scoppiò la rivoluzione e vennero uccisi tutti, Anastasia non si trovò più. E basta. Il film racconta di quella parte di storia in cui la nonna decise di fare una sorta di audizione per trovare la vera Anastasia, visto che tutti si spacciavano per Anastasia, quella vera. Finché non la trovò. Non capitò questa ragazza che ha avuto un'amnesia, mille storielle strane, e disse di essere la vera Anastasia. Riuscì a dimostrare di essere la vera Anastasia e visse con la nonna, riuscendo finalmente a ricongiungersi alla sua famiglia dopo anni e anni in cui era scomparsa. Scomparve qualcosa come 10 anni e venne ritrovata qualcosa come 20 anni. Insomma, no, non è una cosa da nulla sparire per 10 anni, soprattutto quando sei una bambina e al ritorno sei in età da marito. E il film era particolarmente carino. Peccato che lo stesso anno dell'uscita del film si scoprì che Anastasia in realtà era Anna Anderson, una donna polacca che si è spacciata per tutti quegli anni per Anastasia. E beh, lei era già schiattata e straschiattata all'uscita del film e all'uscita delle analisi del DNA di questo cadavere che avevano trovato, rivelando che in realtà Anastasia era morta nel 1918, come tutti gli altri, solo che non sapevano che quel cadavere fosse quello di Anastasia. Quindi, storia triste, in realtà quella che si è fatta passare per Anastasia per tutti quegli anni non lo era. E la vera piccola Anastasia è morta in un modo terrificante. Grande rispetto per il film che comunque cerca di dare una speranza, una soluzione un po' più carina, un'alternativa storica? Ovviamente quando venne fatto il film Anastasia non si sapeva di tutto questo, per quanto ne so, se magari qualcuno ha qualche informazione divergente, ma con live action sapranno già di tutta quanta questa storia, quindi sarà interessante scoprire che cosa faranno. Se decideranno di dire: "Ok, quella in realtà non era vera Anastasia", magari faranno fare alla protagonista una serie di ragionamenti del tipo: "Oh mio Dio, ma se io non sono Anastasia, mi sono spacciata per qualcun altro, andrò avanti a fingere oppure no?" Può essere un ottimo tema per un film, quindi vediamo, vediamo. Perché il film è stato annunciato dalla Disney, a quanto pare, da quanto dice questo articolo, che però non cita il fatto che fosse della Fox, il che mi preoccupa. Ok, no, lo cita, va bene, va bene, va bene. Allora. Regia del film, Blake Harris, non so chi sia. Poi, produzione live action, Armando Gutierrez, tutta gente che non conosco. Ok. Qui sta parlando degli attori, qui sta parlando The Cast e la trama del film di Anastasia. Ok, perfetto. Quindi, Donna Murphy sarà Yara l'incantatrice. Non conosco il personaggio, non so se ci fosse nel mondo reale. Jo Coy che veste i panni di Vladimir Lenin. Oh, c'è anche Lenin. Oh, si fa qualcosa di politico. Poi l'ex Superman. Ok. Poi, Brandon Routh sarà lo zar Nicola II e Emily Carey sarà Anastasia. Non so chi sia nessuno di questi, cavolo. Ok, a interpretare Terribile Rasputin troveremo Gutierrez. Ok, arriviamo al punto della trama. Perché
perché se mi hanno detto di guardarlo è perché dovranno parlare della trama. Ok. Ok, la trama di questo live action sarà un po' diversa rispetto a quella del classico film d'animazione che tutti noi conosciamo, ovviamente. La vicenda si snoderà fra il 1917 e il 1900... No. Allora, in questo nuovo live action di Anastasia, Anastasia, la piccola bambina morta nel 1918, viaggerà nel tempo fino al 1988! Perché? Perché Dimitri deve essere un ragazzino del 1980? No, non ha senso... Ok, 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 ok. Forse c'è un modo per renderlo sensato. Ok, Anastasia viaggia nel 1988. Non so ancora con quale escamotage stranissimo riusciranno a far viaggiare nel tempo una ragazzina, ma... Va bene. Va, mettiamo che fosse una cosa magica per proteggerla dall'attacco di Rasputin. Può essere che... Oh cazzo, l'ho spaccata sul sogno. Integra, integra. Che cazzo? No, voi non potete farmi una cazzata da... Non è rispettoso verso la bambina, non è rispettoso verso i Romanov, non è rispettoso della memoria di un cazzo di niente. Era piena di polvere quella tastiera di merda. Che idea di merda è? È un'idea del c***o! Non significa niente! Perché mi dovete infilare sto c***o di 1988 ovunque neanche fosse la c***o di maionese? Esiste un c***o di limite alle idee di merda, ok? E questo è oltre! Questo è ben oltre qualsiasi idea di merda! Non ha un c***o senso, c***o! Polvere ovunque. Perché si fa la polvere dentro i c***o di tasti? No, seriamente, che c***o significa? Mi state rovinando una storia già pronta. È una c***o di trama già pronta. La ragazzina che crede di essere una principessa quando in realtà non lo è. E della nonna che viene imbrogliata. La c***o di leggenda di Anastasia. Perché... Oh!